In attesa dell'esordio in Coppa Italia di domani sera contro il Pordenone, il Pescara batte due colpi, uno per il presente e l'altro per il prossimo futuro. La società del presidente Sebastiani, infatti, ieri con un vero e proprio blitz si è assicurata il centrocampista della Lazio, Luca Crecco, 23 anni a settembre, e che arriva in riva all'Adriatico a titolo definitivo con un contratto triennale. Per Crecco già un'esperienza in Abruzzo nella stagione 2015-2016 con la maglia della Virtus Lanciano, acquistato in quella circostanza proprio da quel Luca Leone che oggi lo ritrova con colori diversi. Nella carriera del centrocampista mancino anche Ternana, Modena, Trapani, Avellino, oltre ovviamente alla società biancoceleste di Claudio Lotito, a cui ha fatto ritorno a gennaio 2017. In campionato poco spazio, nullo quest'anno, ma due presenze in Europa League contro il Vitesse a novembre e lo Zulte Waregem a inizio dicembre. Adesso il ritorno in Serie B con la maglia del Pescara, prima però un lungo post su Instagram nel quale ringrazia la squadra che lo ha cresciuto calcisticamente per 13 anni e un saluto che per Crecco non è un addio, dice, ma semplicemente un arrivederci. Ora invece per lui si spalancano le porte del Pescara, che vorrebbe inserirlo nella batteria delle mezzali in una linea mediana che, con l'imminente approdo anche di Melegoni, è al completo e ricca di alternative che possono permettere a Pillone di cambiare spesso e modificare l'assetto anche in corsa della propria squadra. L'altra operazione di mercato riguarda invece Giuseppe Scalera, ventenne terzino destro che era di proprietà del Bari in prestito alla Pistoiese prima dei noti problemi del club pugliese che ne hanno decretato l'esclusione dalla Serie B. Scalera ha firmato un contratto di 5 anni ma rimarrà in prestito in Toscana per questa stagione per continuare la sua maturazione. Nel frattempo domani c'è l'impegno di Coppa Italia contro il Pordenone, allenato da Attilio Tesser. Sarà assente dietro il difensore centrale Marco Perrotta, squalificato, probabile la conferma della coppia che ha iniziato le gare in questo precampionato, quella formata da Scogna, Miglio e Gravillon. Partita unica allo stadio Adriatico domani sera alle 20:30. Chi vince domenica 12 agosto va al Marco Antonio Bentegodi, ospite del Chievo Verona. Il debutto ufficiale permetterà anche di vedere per la prima volta la nuova divisa ufficiale della squadra biancazzurra. Cura nei dettagli per una maglia a bande verticali, sì, ma non sulle maniche, sulle quali invece spicca del blu più intenso che si ritrova anche sul collo e sui risvolti. Una presentazione che vede protagonisti tre centrocampisti, Memushai, Macin e Brugman. Un ulteriore indizio sulla conferma dell'uruguaiano nella rosa di Baby Pillon.